che il Consiglio regionale sceglie di aiutare un'iniziativa di questo tipo? Il fatto che giovani ragazzi, cuochi, prendano nelle proprie mani una scommessa che è stata dei loro genitori, e cioè quella di coniugare le nostre tradizioni culturali, il nostro rapporto con il territorio, la nostra capacità di trasformare i prodotti che la terra ci offre e presentarli ai loro clienti migliorandoli, credo sia encomiabile. Il fatto poi che questi giovani vengano quasi sempre dagli istituti di formazione della nostra regione, che sono prestigiosi, godono di grande prestigio a livello internazionale, è un valore aggiunto. L'intenzione di queste ragazze e ragazzi è quella di rafforzare il rapporto tra coloro che durante tutto l'anno, per secoli, hanno mantenuto, fatto manutenzione al nostro paesaggio, alle nostre campagne, producendo prodotti di altissima qualità, facendo diventare le Marche una delle prime regioni italiane per qualità della vita e per enogastronomia. Ecco, il fatto che loro vogliano rafforzare questo rapporto è encomiabile, e l'Assemblea legislativa delle Marche, il Consiglio regionale, non poteva che essere con loro. Un tocco di ottimismo da parte dei nostri giovani, che viene tra l'altro, inizia in un territorio che attualmente ha molte preoccupazioni. Secondo lei come andrà la promozione di questo territorio attraverso questi volti così freschi e nuovi? Io credo che chiunque si avvicini alla tavola dove trova cibi prodotti da grandi antichi saperi dei nostri produttori ed elaborati con ottimismo alla freschezza di questi giovani, non può che uscire appagato, soddisfatto e contento.